Buongiorno e bentrovati a tutti. Dopo la pausa estiva ci ritroviamo con un nuovo appuntamento con nove minuti, la consueta videointervista dell'ultimo venerdì del mese all'Arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Eccellenza, è alle porte settembre che è il mese di San Matteo. Innanzitutto può indicarci alcune delle iniziative più rilevanti nell'ambito dei festeggiamenti del nostro patrono? Senz'altro, innanzitutto buongiorno, qualcosa era già stato detto nel momento dell'alzata del panno, e comunque ecco il programma si sta definendo, e sicuramente il 12 ci sarà la tradizionale eh, ritualità dell'omaggio floreale in piazza Flavio Gioia e, e poi seguiranno alcuni giorni in cui con la reliquia del braccio di San Matteo io visiterò eh, alcuni luoghi di, di sofferenza, quindi l'ospedale Ruggi, il carcere a Forni, l'ospedale Campolongo e poi anche ovviamente, dato che è il patrono, anche, visiterò la Guardia di Finanza e la sede dei commercialisti, eh, per poi avvicinandosi al Triduo. Come già detto eh, ci saranno dei momenti tenuti da, dai vescovi, la, il mercoledì 18 uh, alle 19 dovrebbe essere invitato un vescovo della regione Campania perché Monsignor Raimo è impossibilitato, il 20 invece ci sarà l'arcivescovo di Torino che eh, sarà colui che presiderà la celebrazione eucaristica. Il 21 poi saranno i vespri da me presieduti eh, con la comunità del seminario e poi il rito della raccolta della manna. In questi giorni immediatamente precedenti, poi ci saranno i consueti eh, incontri e appuntamenti delle settim della settimana matteana, delle giornate matteane, e abbiamo invitato. Per mercoledì 18, il professor Manicardi che è vicario generale della diocesi di Carpi, e poi Vito Mignozzi, che è preside della Facoltà Teologica della Puglia questo mercoledì 18 alle 20.15. e Giorno dopo ci sarà Antonio Landi, professore alla Università Urbaniana, e lo stesso appunto Arcivesco di Torino, Monsignor Repole, farà un intervento in queste giornate matteane. Eh, arrivando poi alla al giorno di San Matteo alle, alle 10:30, noi celebreremo il pontificale e, come dicevo, al momento dell'alzata del panno, ho invitato il generale dei francescani, eh, padre Massimo Fusarelli, eh, che terrà l'omelia, in quanto vogliamo un po' stanno a legare la figura di San Matteo anche a quella del Santo Poverello, perché in questi anni si celebrano importanti eh, centenari, ecco, l'ottocentesimo anno delle stigmate, poi ci sarà l'ottocentesimo anno del Cantico delle creature e poi nel 26 la morte, 800 anni della morte di San Francesco, quindi mi sembrava anche significativo eh, ricordare la figura di San Francesco. E la sera poi ci sarà tradizionalmente la processione per, per le vie della città e mi auguro che so, siano giornate in cui i salernitani eh, manifestino ancora una volta il loro affetto, la loro devozione per il patrono, ovviamente in un clima di, di fede e anche mi auguro di, di, di fraternità e di, e di gioia. Certo, eh, perfetto. Cambiando argomento, poi ricordiamo che nella nostra arcidiocesi eh, c'è l'imminente ingresso di nuovi parroci nel mese di settembre. Di chi si tratta? Sì, eh, al di là dei nomi che sarebbero tanti da <ride> ricordare. Ecco, mi preme semplicemente dire che sono momenti importanti e delicati sia per eh, i sacerdoti sia per le comunità. È chiaro che. Eh, per le comunità cambiare la guida pastorale è anche un piccolo trauma, eh, però è anche un'occasione di eh, ripartenza e quindi mi auguro che questi passaggi avvengano eh, in spirito di comunione, in spirito di, anche di, di fraternità e di accoglienza, eh, proprio perché... Eh, Significa anche per la parrocchia riprendere un cammino, magari con stili un po' diversi, ma sempre nella luce del, del Cristo risorto e dell'appartenenza alla Chiesa. E così per i, i parroci nuovi è una nuova sfida che si apre per loro con qualche difficoltà all'inizio, ma anche con tutta la curiosità di vedere. Eh, quali stimoli la nuova comunità possa offrire loro. Quindi mi auguro che davvero in tutte le parrocchie in cui questi avvicendamenti ci saranno, ecco, siano queste occasioni di manifestare la eh, comunione intorno ai nuovi parroci e intorno al vescovo. Certo. E parliamo ora dell'anno giubilare Nicoliano. Nell'ambito dei solenni festeggiamenti del patrono della città di Montoro, in programma dal 1 all'11 settembre, è prevista il 7 settembre la visita del cardinal Prevost, prefetto del Dicastero dei Vescovi. Sì, è un appuntamento sicuramente importante, data la, direi, la rilevanza della figura e il colui che presiede questo importante Dicastero. E, e si iscrive appunto in questo anno che il parroco Don Adriano ha voluto dedicare proprio alla figura del patrono San Nicola da Tolentino. In, questi, in questo anno 2024 ci sono stati tanti appuntamenti, eh, tante occasioni di, di celebrazioni e anche di, di carità. E quindi ecco, quel momento sarà un momento in cui si riunisce tutta la comunità eh, per passare varcare la Porta Santa, che è un momento simbolico importante. Per poi dopo arrivare invece il 10 settembre, che è la propria festa del patrono, dove ci sarà la celebrazione da me presieduta. Ecco, questi momenti. Eh, Proprio le feste patronali legate ai nostri santi sono occasioni eh, per le nostre comunità di ritrovare uno spirito di, di comunione e anche in qualche modo riprendere in mano le tradizioni che i nostri santi, i nostri predecessori ci hanno consegnato. Sì, e intanto nei giorni scorsi la città di Baronissi ha accolto il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha dato ehm, appunto il via al suo tour in Campania, Calabria e Basilicata. L'evento si è incentrato sul tema della pace, del dialogo interreligioso con un focus particolare sulla situazione eh, del Medio Oriente, appunto è ancora critica. E purtroppo noi abbiamo visto una, della sofferenza, un sentimento proprio di preoccupazione grave eh, da parte di Cardinal Pizzaballa proprio perché egli conosce bene la situazione. Sa come, quante difficoltà ci sono a ricreare ponti, a ricreare momenti di dialogo eh, in popolazioni che ormai da 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 anni e da anni si trovano a essere in conflitto eh, con morti eh, alle spalle che hanno segnato tantissime famiglie. Eh, noi ci auguriamo sempre che si riesca a trovare le strade per un accordo, almeno per un cessato il fuoco che possa poi portare anche a delle discussioni su come pensare il futuro eh, di convivenza di queste popolazioni. Certamente è un, una soggetta di grave preoccupazione per, non solo per quei territori ma un po' per tutta la comunità internazionale e per la Chiesa perché noi sappiamo bene come questi territori a noi siano particolarmente cari. Eh, Cardinal Pizzaballa sta facendo un'opera di mediazione veramente importante e io mi auguro che insomma, tutti questi sforzi possano arrivare a un esito positivo. Certo. certo, e cambiando ancora argomento, nei giorni scorsi è andato in onda sulla RAI a sua immagine che ha dedicato un servizio proprio a Salerno, in particolare anche al Museo Diocesano, alla cattedrale. Ecco, eh, abbiamo registrato mh, delle presenze incoraggianti in quest'estate, specie per i luoghi sacri. Sì, eh, sappiamo già che da un paio di anni e particolarmente... Dall'anno scorso ecco, Salerno viene valorizzata a, a tanti livelli, ehm, anche da, dagli stranieri che arrivano con le navi, ma anche da, da turisti italiani che rimangono sempre direi, piacevolmente sorpresi ecco, della bellezza fatta di storia, di cultura e anche diciamo del clima umano che, che si trova nei nostri territori. Eh, questo del turismo anche religioso credo sia un aspetto che dobbiamo sempre maggiormente valorizzare, la Chiesa lo ha presente eh, e quindi stiamo anche cercando di creare le condizioni migliori perché eh, chi viene a Salerno possa non solo dal punto di vista eh, culturale e di tradizione storica, ma anche da un punto di vista di fede, eh, incontrarsi con quelle che sono le vestigia eh, lasciate da, dai nostri predecessori. Ecco, Salerno in questo ha dei bei tesori che eh, vanno sicuramente sempre di più valorizzati e fatti conoscere. Volgendo lo sguardo invece verso le notizie eh, di attualità, ecco, stanno generando non pochi malumori le conseguenze del dimensionamento scolastico con l'accorpamento di classi e di vari istituti. Eh, qual è la sua opinione a riguardo? Purtroppo questa è la conseguenza di anni in cui abbiamo sicuramente osteggiato o comunque non aiutato. Uh, le famiglie, le famiglie tradizionali e quindi uh, in cui non sono state fatte politiche di sostegno anche per quanto riguarda i figli. E, e ora paghiamo le conseguenze di tutto questo: ecco, le conseguenze di una visione della vita. Un po' forse troppo egoistica e incentrata appunto sulla, sulla libertà e non sul dono e sulla fecondità, anche. E questo ha delle conseguenze. Quindi noi ci troviamo adesso con un processo di denatalità che sta attraversando tutto il paese e anche ora anche i nostri territori del meridione. Eh, ci deve far pensare ecco, questo. Questa riduzione delle classi e ci deve anche spronare a trovare modalità per cui eh, le giovani famiglie possano essere anche incentivate a, ad, avere, ad avere dei figli, a poter insomma, eh, vivere il loro amore anche poi esprimendosi in una una fecondità. Eh, D'altra parte, ecco invece un altro segnale sempre riguardo alla scuola, questa volta positivo, che ho letto che molte, eh, ci sono state molte richieste anche per dei corsi mh, fatti, richiesti da adulti per le scuole serali cioè, che esprimono il desiderio di, una, eh, perfezio, di un perfezionamento della loro formazione proprio perché si capisce che oggi c'è bisogno di avere un Bagaglio di preparazione culturale che sia eh, all'altezza delle richieste che da più parti vengono, vengono dal mondo del lavoro. Ecco, sono due segnali contrastanti. Speriamo ecco, che la scuola, che è il, uno dei punti nevralgici della nostra vita sociale, possa eh, avere delle risposte positive nel futuro. Infatti, grazie eccellenza e grazie a voi tutti che ci avete seguito. L'appuntamento con Nove Minuti torna all'ultimo venerdì di settembre. Buon proseguimento di giornata a tutti, grazie. grazie un saluto di cuore, arrivederci.